Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Broken Sword 2, The Smoking Mirror. Siamo qui con il prete che sta studiando il suo sermione e noi dobbiamo salvare Nico, che appunto è stata punta, diciamo, stata morsa da un serpente velenoso e per cui adesso è in fin di vita qua su questa casa. Quindi noi dobbiamo innanzitutto stirare quel colletto del prete, poi cercare questa radice per curare Nico. Quindi andiamo. Allora, questa è quella, il macchinegno che avevamo tanto provato e riprovato ieri, appunto. Il colletto è questo. Era il collare di padre Hubert. Voleva che glielo stirassi. Beh, il collare è un colletto. Se proviamo con questo. Ma come faccio a stirarlo? Vediamo un Il cono era ideale come contenitore improvvisato. attimo. Eh sì, ma non penso che si possa stirare. Sì, si può fare. Ero lì, a centinaia di chilometri dalla civiltà, a fare la domestica per un prete. Com'è strano il mondo. Ah, con la croce forse riesce a stirarlo mettendolo tra le due pietre. Vediamo un attimo. Non ricordo esattamente questo passaggio, però evidentemente è così. Vai, 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 Il vai, torchio sistemò magnificamente il collare. vai. Grande. Prendi il collare. Adesso il prete avrà il collare stirato. L'ha preso? No, non ha preso nulla. Ah, ok. Il collare è pronto, prete. Padre Hubert. Ecco il suo collare, padre. Grazie, George. Figurati. Probabilmente tu trovi strano che io sollevi tante difficoltà. Molto Oh strano. no, anch'io se avessi vissuto da solo nella foresta per 11 anni sarei un po' svitato. Svitato? Io lo Sì, sono, anche forse se non lo vivo da solo sono, da 11 anni, però. almeno dopo l'ultima volta che sono stato al villaggio. È successo al Mi vuole villaggio? spiegare che cosa è successo al villaggio? Ho rinnegato i miei voti. Ai ai ai. Mi sono lasciato sopraffare dalla bellezza di questo paradiso incontaminato. Sei andato a E in un donne. momento di debolezza, Un la passione animale ha preso il sopravvento. prete che va a Già, donne. credo che dovrebbe mettersi a scrivere romanzi rosa. Non fare battute su Ha preti avuto che occasione hanno di problemi intrecciare di. qualche relazione fisica al villaggio? Eh sì, mi vergogno ad ammetterlo. Ma mi sono ritrovato a fare la Danza delle danza delle scimmie. scimmie. Pensavo chissà che avevi Non fatto. ne ho mai sentito parlare prima d'ora e non avevo intenzione di andare a scavare nel Appunto, torbido passato di non lo voglio Nico. sapere. Non lo voglio sapere. Allora, la cosa che ci interessa è la radice, perché Ora Nico che sta in ha fin avuto di vita. indietro il suo collare, mi condurrà al villaggio. Non ho ancora terminato con il mio Ah. sermone. Apra bene le orecchie, padre. Non ho ancora capito perché sia tanto riluttante all'idea di andare al villaggio. E sinceramente non me ne importa nulla. Bravo. Qualunque sia il motivo, non può essere più importante della vita di Nico. Vai, Hai George. ragione. Fatti Devo rispettare. essere impazzito. È abbastanza. Dobbiamo sbrigarci se vogliamo arrivare al villaggio prima che calino le tenebre. Ciao Diego, da quanto tempo non ci vediamo? Quando raggiungemmo il villaggio era ormai il tramonto. Questo è Broken Sword 2, non so se hai seguito gli scorsi video. E siamo Salve ragazzi, in un sono villaggio. lieto di vedere che indossate ancora le mutande. Sono il miglior regalo di Natale che ci sia mai stato fatto, padre. Le mie sono troppo strette. Beh, Già troppo ognuno e ha la t'hanno sua camicia regalate, da mo sta a vedere. portare. Questo è Sta a vedere George. so strette e so Vorrebbe larghe. chiedervi un favore. Purtroppo non mi posso trattenere. Buona fortuna, George.
Niente, sto Fred non ci vuole entrare dentro al villaggio, c'ha paura, vedo qualcosa ha fatto, comunque ci ha Che accompagnato, quindi. sollievo! Non mi sento mai troppo a mio agio con lui intorno. Neanch'io. Queste dannate mutande Ancora mi stanno questo con le stritolando mutande. le Stavo chiappe. dicendo a Diego Dimmi, che di cosa hai bisogno? stavo facendo Broken Sword 2 e non so se hai visto Broken Sword 1 e la storia di George Stobbart e Nicole Collard. Adesso Nicole, o Nico come la chiama lui, è in fin di vita, non bisogna cercare una radice per salvarla da un veleno perché è stata morsa da un serpente velenoso, quindi bisogna chiedere a questo villaggio se ci danno questa radice curativa, diciamo così. E quindi chiediamo appunto a questo uomo in mutande se ci può aiutare con la La radice mia ragazza è stata morsicata da un serpente. morsicata. E allora? Tutti i membri della mia famiglia sono stati morsi da qualche serpente. Una volta mia sorella è stata morsicata addirittura da un ghiro. Sta veramente male. Speravo che il vostro saggio mi potesse procurare un antidoto. Un saggio? Devi aver sbagliato Ah, villaggio. non c'è il saggio. Non c'è un saggio. Padre Hubert mi ha riferito che nel villaggio vive un saggio che potrebbe essermi d'aiuto. No, qui non c'è nessun uomo corrispondente alla tua descrizione. Ehi, un attimo. Mi sa che si riferisce al vecchio sciamano. Ho sempre pensato che fosse solo un vecchio delirante. È la prima volta che lo sento chiamare saggio. Vabbè, saggio, sciamano, siamo lì, insomma. Avete proprio intenzione di restare lì impalati e lasciare che la mia ragazza muoia? Certamente no! Ci hai preso per due selvaggi! Sì. Faremo i preparativi per la festa di cremazione. Che simpaticoni, guarda, c'è una donna in fin di vita. Vorrei incontrare lo sciamano, se è possibile. Non puoi entrare nel villaggio e chiedere su due piedi Giusto, di parlare con lo Chi sciamano. sei tu? Perché no? Devi rispettare il protocollo. Lo Ah, sciamano esige dei tributi. non c'è mai una Tributi? cosa. Intendi dire un dono? Vedo che hai capito. Fiedone. L'eterno quesito. Cosa regalare a un uomo che possiede già tutto? Il cibo per Capo, cane. gradirà sicuramente questi biscotti. Non credo. Non credo. Ci proviamo. Se lo dici tu. No, non penso. Non penso che mi piacciono i biscotti per Dimmi, cani. è la prima volta che ti capita di visitare il nostro pianeta? Pianeta? Sono anch'io un terrestre. Vengo dalla California, siamo praticamente vicini. È mai giocata a Runaway? Sì, l'1 e il 2. So che è uscito anche il 3 e non l'ho fatto, però Ha l'1 e il 2 sì. apprezzato i biscotti, soprattutto quelli neri. Vuole sapere se ne hai ancora. Cioè, gli piacciono i biscotti per cane? Comunque sì, Diego, primo e il secondo e so che è uscito anche un terzo, ma non ci ho mai giocato. È simile a questo, sì, praticamente Runaway hanno ricopiato Broken Sword. In poche parole, anche perché Broken Sword è nato molto prima di Runaway, per cui diciamo che è una fotocopia di Broken Sword. Anche se comunque sono due storie completamente diverse, questa è più che altro una storia in cui loro vanno alla ricerca dei misteri storici come i Templari, Maya, e questo 2 per esempio parla dei Maya. Runaway invece è più una cosa che rapiscono la ragazza e tu devi andarla a cercare. Tu. Però più o meno diciamo che Runaway ha preso spunto da Broken Sword. Mi diamo tutta la confezione de. No, Non aveva senso offrire allo sciamano la scatola vuota. Ah, se ci metto la pietra dentro. Misi il mio pezzo di carbone portafortuna nella scatola. Ok, mangiati una bella cosa di carbone. Ecco qua, ho trovato degli altri biscotti per lo sciamano. Una pietra, però va bene. Facciamo così. Vado a portarglieli. Bravo. Bravo. Cosa fate per passare il tempo qui nella foresta? Facciamo dei documentari. Io Sì. e Taptic siamo apparsi in ben sette Taptic. filmati per la televisione e in un articolo del National Geographic. Bravi, complimenti. Eccolo. Lo sciamano ha rifiutato la pietra nera.
No. Mi è piaciuto. Ok. Forse ho capito. Se io vi faccio vedere la pietra di Maya, lui. Questa pietra è il motivo per cui mi trovo da queste parti. È una pietra magica. Se fossi in te non la toccherei. Non la Hai toccare, no. ragione. Potrebbe essere maledetta. Sì, è sicuramente maledetta. Ah, se la metto dentro la scatola per cani? Ah, capito, capito. Misi la pietra Maya nel contenitore vuoto. Capito. Forse. Ecco qua, ho trovato degli altri biscotti per lo sciamano. Forse. Sicuramente adesso lui, lo sciamano, vede la Vado a pietra e portarglieli. dice: come fa questa averci sta pietra? Domanda da 100 milioni di dollari. Sapessi. Lo sciamano ti vuole parlare. Era ora. È stato un piacere parlare con voi, ragazzi. Andiamo dallo sciamano. Allora, questo è il bel villaggio. Questo è lo sciamano. Io direi di salvo, perché non ricordo se succede qualcosa di particolare in queste parti. Questo è lo sciamano, credo. Salve. Mi chiamo George Stobart. Ti prego, siediti. Ok. Benvenuto, George. Grazie. Grazie. La leggenda lo aveva preannunciato. Un giorno un uomo bianco sarebbe arrivato in questo villaggio con la pietra del coyote. Ok, quindi possiamo. Perché c'è il rossetto? Non lo so. Allora, parliamo innanzitutto di Nico. La mia ragazza è stata morsa da un serpente. E tu vuoi che io la guarisca? Sì. Questa sarebbe l'idea, è possibile? Non ne sono sicuro. I miei poteri non sono più quelli di una volta. Dai, che ce l'hai ancora i poteri. Quindi non Mi mi vuoi aiutare? ascolti, la mia ragazza è in coma. La scongiuro, sciamano, mi dia la radice. Quale radice? Perché padre Hubert è così riluttante Perché? all'idea di venire al villaggio? Non saprei. Una volta lo si vedeva spesso da queste parti, Poi non si fece più poi vivo, eh. improvvisamente non si fece più vivo. Dovrebbe passare un po' più tempo con i suoi bambini. Bambine? Padre Hubert ha dei bambini. 3 femmine e Ah! Hai 5 maschietti, capito se il non prete? ricordo male. Come se l'ha da fa? Tutti concepiti nell'arco di una settimana durante la festa della danza delle Ah, per quello femmine. si vergogna a venire al villaggio. Non sei un prete se fai 5 figli, no? Padre Hubert mi ha parlato di una radice che potrebbe curare dal morso di un serpente di fiume. Maledizione. Queste persone non hanno rispetto per niente. No. Era il nostro segreto, conosciuto solamente dai membri della mia tribù. Se quella radice rappresenta l'unica speranza per salvare la vita di Nico, allora devo assolutamente averla. E in fretta. C'è ancora molto tempo, George Stobart. Sì, ho capito, Il la sta morendo tempo e di tu ti metti a approfondire i chiacchierare, cioè. motivi per i quali tu sei stato chiamato qui. Va bene, se ascolto la storia, poi potrò avere la radice. L'anguilla viaggia per tutto il mondo, ma alla fine ritorna sempre nel Interessante, luogo quindi. dove sono state deposte le uova. Ho capito, se Se non compio lo un uccidono modulo, due. posso evitare gli indovinelli. Molti anni fa, agli albori della storia, Torniamo dai il Grestori. grande re Dio Quetzalcoatl fu Come si sconfitto con pronuncia la Diego? frode e con l'inganno. Mamma mia. Il suo nemico, Tezcatlipoca, usurpò il suo posto e cominciò a esigere sacrifici umani. Ok. Un gruppo di fedeli sacerdoti riuscì a trovare il modo di mettere in trappola Tezcatlipoca. I suoi poteri però erano così forti
essi sapevano non sarebbe rimasto intrappolato per sempre. La sua prigionia sarebbe terminata con l'eclissi che avrebbe segnato la fine della quinta era. Non è molto preciso. Foggiarono quindi vedete, è torto il dialogo. Vabbè. Col potere in esse racchiuso sarebbe stato possibile sigillare lo specchio per l'eternità. Ma come hanno fatto a intrappolare Tez, il dio malvagio? Costruirono una piramide e dissero a Tezcatlipoca che era dedicata a lui. Avete capito perché l'eclissi è così importante? Perché appunto Tezcatlipoca, no, non so come si pronuncia, comunque quello lì, con l'eclissi lui si libererà dalla prigione. Grazie a un incantesimo lo imprigionarono nello specchio. The Smoking Mirror, ricordate il titolo del gioco, lo specchio fumante. Quindi praticamente loro hanno rinchiuso questo dio dentro questo specchio, e con l'eclissi solare che ci sarà a breve, questo dio riuscirà a, comunque, a liberarsi da questo incantesimo e porterà distruzione in tutto il mondo, diciamo. Quindi noi bisogna evitarlo con il nostro George e la nostra Nico, che in questo momento però Nico è in coma, quindi bisogna riuscire a salvarla con questa radice che questo sciamano non vuole darci al momento. Parliamo di questa eclisse. Tra poco tempo ci sarà un'eclissi di sole, vero? Esatto. L'eclissi che segna la fine della quinta era calerà prima del prossimo plenilunio. Mancano meno di 2 settimane. Non credevo che Tezcatlipoca sarebbe realmente ritornato, ma sentivo che i piani di Karzak avevano qualcosa a che vedere con l'eclissi. Chiediamogli di questa pietra. Cosa è stato delle pietre? Furono portate dagli spagnoli in una città sulla costa e oggi risponde al nome di... Dove siamo stati prima? Siamo stati prima. Solo una pietra riuscì a raggiungere la Spagna. Che sono i bucanieri? Due caddero nelle mani dei bucanieri. La pietra del giaguaro fu presa da un capitano inglese detto il Draco. La pietra dell'aquila fu invece rubata da un pirata di nome Ketch. La terza, la pietra del coyote, giunse fino in Spagna. Adesso ce l'abbiamo noi. La pietra che si trova ora in tuo possesso. Cos'è sta cosa? Mi racconti la storia della pietra del giaguaro. Ok. Molti secoli or sono, le acque del porto di Quaramonte furono solcate da una nave battente bandiera spagnola. Il capitano, un uomo conosciuto come il Drago, fece sbarcare i suoi gruppi. Fece sbarcare le sue truppe. Soltanto questa parte è un po' noiosa che racconta le storie, però serve anche per capire un po' meglio il gioco. La gente comprese di trovarsi di fronte a dei corsari inglesi. Il sindaco fu tenuto in ostaggio mentre i pirati saccheggiavano la città. Tra i vari tesori che furono razziati si trovava anche la pietra del giaguaro. Okay. Dov'è adesso la pietra del dove giaguaro? Si trova? Penso che il Draco l'abbia portata con sé nella sua madre patria attraverso il grande mare. In Inghilterra. In Inghilterra. Mi parli della pietra dell'Aquila. La pietra dell'Aquila fu caricata su di questo, su un galeone spagnolo. Insieme sì, spagnoli che l'hanno rubato. Oggetti di valore. Ma non appena l'imbarcazione lasciò la baia, si ritrovò nel mezzo di una terribile burrasca. Quindi fu intercettata da un pirata sanguinario, il capitano Ketch. Okay. Per Ketch fu un gioco da ragazzi sopraffare l'equipaggio, rubare il tesoro e affondare la nave spagnola. Quindi potrebbe essere anche sott'acqua questa pietra. Dove si trova adesso la pietra dell'Aquila? Nessuno lo sa con certezza. Potrebbe essere anche sott'acqua. Ketch abbandonò la pirateria e si comperò un'isola nei Caraibi. Potrebbe essere nei Caraibi, quindi. Cosa dovrò fare quando troverò le altre pietre?
portale a me. Solo allora ci darò. Quindi bisogna trovare le altre due pietre di cui avrai bisogno. Le pietre devono essere posizionate nel cuore della piramide. Okay. Solo quando saranno lì riusciranno a sigillare il cancello da cui Tezcatlipoca potrebbe Tezcatlipoca tornare. Ce l'ho fatta, grande, grande. Ok. La radice. Posso avere la radice? Eccola, è tua. Devi affrettarti se vuoi salvare la vita della ragazza. Il colibrì mi manda dei presagi di morte. Adesso parla di nuovo per Enigma. Appunto. Mi ascolti, è un problema se mi corico qui. Non riuscirò mai a trovare la mia strada nella foresta al buio. Sei il benvenuto, ma probabilmente non ti sarà molto facile prendere sonno. Ok. Questa è la notte della danza delle scimmie. Ah, vai, se balla. Niente, volevo ballare, non mi hanno fatto ballare. Quello tornavo lì a suonare. Lasciai il villaggio all'alba e riattraversai la foresta in una condizione di sballo post-festa. Ah, io volevo ballare, invece è saltato quel pezzo. Questa situazione mi ricordava di quando ero un ragazzino e rientravo a casa di nascosto. Solo che a Oakland non c'erano né scimmie né pappagalli. È un po' diverso, direi. Possiamo salire sopra? Sì. Ci infiliamo a casa sua senza così tranquillo. Eccola, amico. Nico, ti ho portato questa radice. Non c'era speranza che riuscisse a masticare la radice. Dovevo trovare un modo per fargliela ingoiare. Parliamo col prete. Lo suona, chi è frega? Ho qui la radice, Uber. Cosa stai aspettando? Dalla alla ragazza. E come? Ci ho provato, ma si rifiuta di mangiarla. Sei proprio ingenuo, George. Devi estrarne la linfa in modo tale che lei possa berla. Va bene. Capito. Lo sciamano ritiene che lei dovrebbe andare a visitare i suoi bambini. Così te l'ha detto. Mi ascolti, Uber. Non c'è nulla di cui vergognarsi se si ha una famiglia numerosa. Se fossi mi vergognerei piuttosto di non essere un padre attento e premuroso. È stata quella dannata danza delle scimmie ad allontanarmi dalla retta. Allora si vede che non... Sì, una sì. No, io una grande... Deve essere difficile da dimenticare. Ma è una grande vocazione. Allora, quindi bisogna tornare dietro. Dietro. Giù. Riandare a questo meccanismo qui. E mettere la radice qui. Ok, questo qui. Mettiamo il contenitore qui. Era ideale come contenitore improvvisato. Sì, va bene. E quindi andiamo con la croce e estraiamo la linfa della radice. Come fai a mangiare la radice pure tu, Giorgio? C'è un'inventiva proprio pazzesca. Il liquido spremuto dalla radice confluiva direttamente nel cono. Bene. E adesso prendiamo il cono. E torniamo sopra. Occhio a non buttarla per terra. Guardi, Uber, l'antidoto. Bene. Cosa stai aspettando? Dallo alla ragazza, muoviti! Ok, vai Nico. Bevi. E riprenditi. Nico! Forza, cerca di bere. Oh, George, è terribile! Cerca di mandarlo giù. È un antidoto, non è che possa essere... Adesso riposati, cara. Avrai bisogno di tutte le tue energie quando dovremo andare alla ricerca delle altre due pietre. Le altre pietre?
quali altre pietre? In quali casini stai cercando di trascinarmi adesso? Direi che si è ripresa. La paziente sembra aver recuperato il suo vecchio smalto. Nico guarì rapidamente dalla febbre. Perfetto. Che ci vuole a guarire? Per risparmiare tempo, decidemmo di dividerci e di cercare ognuno per conto suo una pietra. Ah, quindi ci dividiamo. Il compito sarebbe stato quello di rintracciare il pietro. Che cos'è? Bistream? Ando Bistream Richard. Non... cos'è sta cosa? Non mi è mai comparsa. Ok, che è successo? No, scusate, c'è un problema tecnico, direi. Type apps sia little list, error. Ah, type exit, sì, exit, non mi interessa niente. Ah, è uscito proprio dal gioco? Cazzo. No, vabbè. Scusate, ma qui c'è un problema. Mi è crashato il gioco. Direi che interrompiamo lo streaming e poi cerchiamo di riprendere da lì. Ok, era il filmato che non andava. Ho mandato avanti il filmato, mi spiace che quel filmato non l'ha preso, adesso pare che il gioco vada, quindi non saprei per quale motivo. Quel filmato non mi piaceva. Il filmato non gli piaceva e non so per quale motivo, quindi io direi che a sto punto salvo da qui e salva. Mi spiace perché vabbè, c'era un filmato di intermezzo tra una scena e l'altra. Comunque siamo arrivati in questa isola, c'è questo che sta lavorando e quindi proseguiamo. Mi dispiace per il problema tecnico. Non capisco perché Scam non mi ha mai dato questo tipo di problemi oggi. Evidentemente quel filmato o c'è qualche... non lo so. Beh, non lo so. Vabbè, comunque guardiamoci un po' intorno. Dovevo assolutamente riuscire a sbirciare quei progetti. Ok. Ehi, stia lontano da lì. Giusto dando un'occhiata, ma... Sai che dovunque io vada mi sembra di udire sempre le stesse parole. Parigi, Siria, Irlanda o Spagna non fa differenza. Non fa differenza. Cosa crede di fare? Volevo solo mostrarmi interessato ai suoi progetti. Va bene. Dunque, parliamo con lui. I progetti non ci fa vedere, ma... possiamo almeno parlare con lui. Se ci degna del un po' di attenzione. Salve, è questa la baia di Catch? Sì. Mi chiamo George Stobart. Lei è un geometra, giusto, signor... Bronson. Ed è ovvio che io sia un geometra. Altrimenti perché diavolo avrei un teodolite? Non lo so. Non saprei, magari per hobby. Ehi, ok. Come mai si trova da queste parti? Sto cercando un antico manufatto maya. Sì. Di cosa si tratta? Di qualche gioiello? No, di un'ossidiana. Una pietra nera con degli ipotetici poteri magici. Lei è pazzo. Sì, sono d'accordo. Assomiglia alla pietra che sto cercando. Cosa le fa pensare di poterla trovare qui? Il fatto che quando le pietre nel XVII secolo furono rubate... Aspetti un momento. Vuole dire che le pietre sono disperse da 300 anni? Presso poco. E lei spera di poterle ritrovare adesso? Lei è pazzo. E perché proprio qua? Un vecchio e saggio sciamano indiano mi ha raccontato di aver avuto una visione. Ah, questa è bella. Senta, io ho del lavoro da sbrigare, ok? Vabbè, ma se non credi a quello che ti dico, allora... A più tardi, Bronson. Va bene, quindi qui c'è solo questo... questo coso qui, sono ancora un po'... stranito dal fatto che mi ha crashato prima, però comunque l'importante è aver superato il pezzo. Vabbè, a questo ponticello c'è questo ragazzo, penso. Vuoi comprare del pesce?
Detesto il pesce. Come ti chiami? Rio, significa fiume. E tu? George, significa... beh, Giorgio. Chiediamo. È vero che il capitano Ketch viveva qui nei paraggi? È vero. Quella sulla collina è la sua casa. Adesso è diventata un museo. Davvero? Interessante. È proprio quello che speravo di sentirmi dire. Grazie, ragazzo. Quindi la casa... Non riuscirai a entrare, signore. Le vecchie l'hanno chiuso. Le vecchie? Chi sono le vecchie? Cosa mi sai dire a proposito del capitano? Chiediamo un po' il capitano Ketch. Esattamente quello che tutti sanno. Era un pirata ed è morto impiccato. Beh. Niente scuola oggi? No, signore. E che ne sarà della tua istruzione? Io so pescare, navigare e nuotare. So badare a me stesso da quando avevo 6 anni e conosco 2 lingue. Non sei un po' troppo qualificato per essere un vagabondo da spiaggia? Ma c'è una concorrenza terribile. Ah, sì? Chi sono queste anziane signore che hai menzionato? Ok. La signorina Frost e la signorina Mina Ketch. Per quale ragione hanno chiuso il museo? Per volere di Bronson. Ha dei progetti per rimodernare il museo. Se ne pentiranno. Quell'uomo è un farabutto. Ok. Perché non mi aiuti a rubargli quei progetti? Non ho il coraggio neppure di avvicinarmi a quell'uomo. Quando ha trovato il pesce che gli avevo nascosto nel sacco a pelo, ha minacciato di annegarmi. Addirittura. Sai qualcosa riguardo il tesoro dei pirati? Chiediamo. Sono tutte storie. Non esiste nessun tesoro. Sicuro, sicuro? Sicuro, sicuro? Se lo dici tu. Ok. Non sapevo assolutamente nulla su come condurre una barca. Non la condurre, nessuno ti chiede. È una rete. Non avevo bisogno di una rete da pesca. No. Sempre essere utile. Andiamo dalle anziane. No, queste due. C'è questo simpatico gattino. Ciao gattino, vuoi giocare? Ah, no. Non voglio giocare. Ehi gatto, attento a dove metti gli artigli. De grazie. Ok. Parliamo con queste due signore. Salve, mi chiamo George Stobart. Buongiorno, signor Stobart. Gradirebbe una tazza di tè? No, grazie, non amo il tè. Chiamo del gatto. Quello è il vostro gatto? Sì, è Gomitolo. Gomitolo. Le piacciono i gatti, signor Stobart? Sì. Potete scommetterci. Cosa mi sapete dire del capitano Ketch? Certamente più di quello che saprebbe dire lei del suo bisnonno. Siete suoi discendenti? Certamente. Il capitano Ketch nacque a Dorset in Inghilterra durante il regno di Enrico VIII. Ok. La sua era una famiglia di contadini, ma il giovane Frederick Ketch decise di andare per i mari. E diventare un pirata. Ci sono parecchi marinai nella nostra famiglia, signor Stobart. Si interessa di storia, signor Stobart? Sì. Sì. Altrimenti non saremmo protagonisti di questo gioco. Mi stavate parlando del capitano Ketch. Andate avanti. Infatti, andate avanti. Già, navigò agli ordini di Hawkins. Jim Hawkins? John Hawkins, uno dei più importanti mercanti dell'età elisabettiana. Sì. Nel 1568 Frederick Ketch era solo un ragazzo e serviva a bordo della Jesus, la nave di punta di Hawkins. Gesù, praticamente. Navigarono dall'Inghilterra all'Africa e attraverso l'immenso Atlantico giunsero fino a queste isole. Ketch non rivide più le spiagge inglesi. Ok, altro sketch. Come mai Ketch non fece più ritorno a casa? Perché gli spagnoli traditori affondarono la Jesus. Ok. Mi avete detto che la flotta di Hawkins commerciava tra l'Africa, l'Africa e l'India. Sì. Che tipo di commercio era? Uomini neri, senza camicia. Schiavi. Deve capire, signor Stobart, che stiamo parlando del XVI secolo. Ciò non toglie che Hawkins e Ketch fossero dei negrieri e dei pirati. Si stupirebbe se le dicessi che Hawkins era anche un uomo molto religioso.
Trasportava schiavi su di una nave chiamata Jesus. Cioè. Dalle mie parti una persona del genere si chiama ipocrita. Già. Abbastanza, perché Jesus vuol dire Gesù. Cosa successe a Ketch? Venne ucciso? Oh no! Se ne andò e tornò su quest'isola, proprio in questa casa. Il Frederick Ketch Memorial Museum. Ok. Qualcosa sui pirati? È vero che Frederick Ketch era un pirata? Frederick Ketch non era affatto un pirata. No. Fu impiccato, come lei sa, laggiù sulla spiaggia, proprio davanti alla sua famiglia. Non ci fu un processo. Lo presero dal tavolo dove stava facendo colazione e lo portarono via in catene. Non era un pirata, per quale motivo è stato impiccato? Perché? Invidia. Solo per invidia. Ma... era stato un grande capitano e aveva accumulato un immenso patrimonio. Come fai ad avere un immenso patrimonio? Fare il pirata. Ho fatto costruire una villa da sogno nei pressi di Hammamet. Chiudi la bocca, Mina. Va bene, Frost. Sta parlando quello troppo. Stupido del governatore e i suoi scagnozzi volevano i suoi soldi. Inventarono delle ridicole accuse per contravvenire alle condizioni della sua licenza di Poseidone. E lo impiccarono come un ladro qualunque. Ah, maledette canaglie! Quindi non era un pirata. Licenza di Poseidone. Era il documento che gli permetteva di scagliarsi all'arrembaggio di tutti i nemici della corona. La differenza tra un corsaro legale e un pirata. Yo-ho! Desolata, Frost. Perché Ketch non disse semplicemente: fatevi un giretto, ragazzi, io ho una licenza per fare il pirata. Frederick Ketch non era un pirata. Non era un pirata. Lui tentò di mostrare la sua licenza di Poseidone. Ma loro la distrussero e lo impiccarono. Ok. Stiamo del quella di quel ragazzino pescatore. La prego di non nominare nemmeno quel furfantello in mia presenza. Ok. Quella piccola peste. Mi piace. Ben detto, Mina. Perché una piccola peste? Ho la sensazione che non amiate particolarmente quel ragazzino. Quel bambino è un delinquente, signor bambino, Stoppard. Già un delinquente. Ha soltanto 11 anni all'incirca. Una canaglia che ne combina una dopo l'altra. Vabbè, è un ragazzino, dai. Cosa ha fatto Rio di tanto grave, signorina Frost? Beh, una volta lui ed Emily... Stai zitta un istante, Mina! Chi è Emily? Cosa mi dite di Emily? Emily? Non vedo in che maniera questo argomento la possa riguardare. L'hai nominata. I suoi genitori morirono in una tempesta. L'hai nominata. In qualità di uniche parenti viventi ci siamo assunte noi il compito di crescere la ragazzina. Okay. È bello sapere che la carità non è morta. No, okay. Certo che è morta. Sbalzata dalla nave durante quella maledetta tempesta. Il signor Stobart non si riferiva alla madre di Emily, stava solo facendo del sarcasmo. Non capisce il sarcasmo questo anziano. Cos'altro mi potete dire di Emily? Come osa lei intromettersi nelle questioni della nostra famiglia? Mi rifiuto di rispondere a qualsiasi altra domanda impertinente. Vabbè, lei ha nominato Emily, uno chiede chi è, quanti anni c'ha, niente, non ci dice niente. Va bene, possiamo andare. Qui c'è questo bel gattino, qui c'è un'asta, mi sembra. Non ero in grado di raggiungere l'asta. E un cespuglio mi impediva di spostare la scala. Era chiusa a chiave. La scala era chiusa a chiave. La casa è chiusa. Io lo prendo a scala. Come mai? Stiamo facendola ristrutturare? Ristrutturare? Dove sono i muratori? Appunto. La preparazione è la fase più importante, certo, del lavoro. Prima giovanotto si fa il progetto e poi dopo. L'intenzione sarebbe quella di terminare i lavori del museo entro l'inizio del nuovo secolo. Il Frederick Ketch Memorial Museum. Sarebbe okay. Carino un neon. Un museo dedicato a un pirata. Non era un pirata. C'era un silenzio di tomba. Come le ho già detto, giovanotto, non era un pirata. È proprio questa visione ignominiosa che il signor Bronson sta cercando di cancellare. Davvero? E come? Il signor Bronson ha accettato di occuparsi della ristrutturazione del museo a un prezzo veramente ragionevole. Lui sì che comprende l'importanza di avere una coscienza storica. Bene. Divertente. Bronson non mi aveva dato questa impressione. Neanche a me. È anche un esperto di geometrie sferiche.
Mina! Ma è vero! Ascoltatemi, ho fatto molta strada per venire a visitare questo posto. Se facessimo un'eccezione per lei, poi ognuno ci chiederebbe di entrare. Okay. Perdonatemi, ma non ho dovuto sgomitare tra la folla per arrivare fin qui. Lei è già il secondo visitatore che arriva oggi. No, mi spiace, ma non è possibile. Chi è il primo? Possiamo chiedere chi è il primo? Siete veramente affezionate al gatto, vero? È la nostra compagnia, è la nostra gioia. Prese in considerazione l'ipotesi di rapire il mostriciattolo e costringere le due sorelle a lasciarmi andare, ma non era nel mio stile. Forse esisteva un altro modo di sfruttare il loro amore per il gatto al fine di riuscire a intrufolarmi nella casa. Si chiude ancora di Emily. Era il momento di ricorrere a una tecnica diversiva. Dai. Mi è sembrato di vedere una ragazzina giù alla spiaggia. Si sta sbagliando. Sì, deve essersi sbagliato. Vero, Frost? Sono sicuro di no. Una ragazzina con un giovane pescatore. Cosa? Ma non è possibile. Cosa stavano facendo? Il genere di cose che fanno tutti i ragazzi e le ragazze della loro età. Quando ero una ragazzina, io giocavo alla pastorella che cura le sue mucche. Speriamo vivamente che abbia visto la ragazza sbagliata, signor Stobart. Ok. Abbiamo fatto scappare, ma per quale motivo? Le due sorelle, con la loro corsetteria cigolante, scomparvero all'orizzonte. Io volevo prendere... se gli do... Non avevo intenzione di rischiare ulteriori lacerazioni per colpa di quegli artigli. Non vedevo nessun buon motivo per tentare di arrampicarmi su quell'albero. Ah, posso entrare? Ma è chiusa, come faccio entrare? Era chiusa a chiave. Volevo prendere la scala. Era chiusa a chiave. Come faccio? Faccio scambio pietra con... No, un verme... Il gatto mi guardava con l'aria di chi dice... Perché ti porti un verme morto in giro per il mondo? Non trovavo una risposta valida. Volevo farlo mettere paura, più che altro. Direi di salvare, perché non mi ricordo cosa devo fare. Non vorrei avere altre brutte sorprese. Dubitavo che un gatto avrebbe potuto fare qualche considerazione interessante. Perché? Su un manufatto mesopotamico. Magari un gatto intelligente. Vedi? Dica un gatto intelligente. Avevo ragione. Dica un gatto intelligente. Io volevo prendere la pallina del gatto. Vabbè, non si può prendere. Qui cosa c'è da fare? Non vedevo nessun buon motivo per tentare di arrampicarmi su quell'albero. No, eh? Perché l'abbiamo mandate via quelle? Non vedevo nessun buon... Qui non c'è assolutamente niente, solo sto gatto. Avvenare il gatto non mi sembra una buona soluzione. E prendere con le mutande la palla nemmeno. Ma sinceramente sto cercando di capire cosa devo fare. Non sarebbe stata una cattiva idea drogare il gatto, ma non me la sentivo. Inoltre le due sorelle mi avrebbero ucciso. La pietra non gli piace, questo non gli piace. La statua ovviamente non ce la faccio. Ehi gatto, vuoi giocare con questa bambolina? Ah, forse sì. Mi lascia la pallina? Non era esattamente affascinato dall'idea di trovarsi faccia a faccia con Tezcatlipoca.
poi dei documenti dubbi, no? Non gli piace perché questo. Ehi, hey, gatto, vuoi giocare con questa bambolina? No, eh. No, eh. Così. Non era esattamente affascinato dall'idea di trovarsi faccia a faccia con Tezcatlipoca. Però se gliela fa vedere, evidentemente. Era una robusta scala telescopica. Ma non la posso prendere. Oh sì? Ah sì. Ok. La scala si aprì facilmente. Ok. Il volteggio alla sbarra non è mai stato fra i miei pezzi morti. Che fortuna! Avevo colpito ancora. Tutte le finestre erano bloccate. Tutte le finestre erano bloccate. Sta per scendere. Ah. Non era una grande idea. No, eh. Questo forse ai tempi della scuola, ma certamente non adesso. No, che ci devo fare questa scala? Lo salito qua sopra, sarà un motivo, no? Qui mi fa scendere. Qui c'è questo. Ah, c'è qua. All'estremità dell'asta c'era una specie di gadget. Ah, quello devo prendere. Come faccio a prenderlo? Non prego questo? Non avevo la mira necessaria per far cadere il segnale. Ah, ho capito, forse. Forse mi ricordo quello che dovevo fare. Dovevo usare questa specie di... Accanto alla casa si ergeva un grosso albero, i cui rami formavano una suggestiva U. Una specie di... Accanto alla casa... Di... come si chiama? Di fionda? No, non con questa? No? Dove stava la... No, eh? Andiamo un po' a vedere. Se si può fare una specie di fionda con le mutande? No, eh? Non ricordo che si faceva invece. Non vedevo nessun buon motivo. Non erano le mutande forse? No, perché la faccio la... Non avrebbe funzionato. No. Allora. Accanto alla casa si è... ho capito. Non... Ah, forse ci vuole la canna da pesca. Non avevo bisogno di una rete da pesca. Vediamo se mi può aiutare questo ragazzino qui. Puoi procurarmi un pesce, ragazzo? Hai detto che detesti il pesce. Non è per me, è un regalo. Per le vecchie? Vuoi scambiarlo con dei fiori da pasticcini? No, è per il loro gatto. Ok, ma io cosa ci guadagno? Ti posso pagare. Ho alcuni dollari di Quaramonte, dei franchi francesi e dei Traversek. Ma tu hai voglia di scherzare? La banca più vicina è a 3 isole da qua. Infatti. Parlami della tua amica Emily. Perché ti interessa tanto Emily Ketch? Emily Ketch è una discendente del capitano Ketch, il pirata. Esattamente. E la cosa non ti dà fastidio? Okay. Perché dovrebbe? Non siamo responsabili per le colpe dei nostri antenati. Giusto, giusto. Per quale ragione hanno chiuso il museo? Per volere di Bronson. Ha dei progetti per rimodernare il museo. Abbiamo già chiesto. So già tutto dei progetti di Bronson.
Questo verme non vale quanto un bel pesce. Potrebbe essere una buona esca. Com'è morto? Chissà. Penso che sia annegato nella tequila. Proprio come mio zio Gabriel. Sì, ho deciso di usarlo. È un po' di differenza. Ok. Ok, prenderò un pesce per te. Potrei metterci un po' di tempo. Va bene, non c'è tempo. Non c'è fretta, direi. Possiamo chiedergli qualcos'altro? Hai visto le due misteriose sorelle passare di qui? Sì, sembravano ancora più esaurite del solito. Così mi sono nascosto fino a quando non si sono allontanate. Perfetto. Erano convinte che tu fossi in compagnia di Emily. Ragazzo, si sono volatilizzate. Emily? Tu sei più matto di loro. Non c'era nient'altro che volessi chiedere a quel ragazzo. Devo distrarle. Ah, bisogna aspettare che lui pesca. E nel frattempo cosa facciamo? Questa rete non la possiamo prendere. Non avevo bisogno di una rete da pesca. Possiamo parlare con lui, volendo. Se avanzi, George. Ok. Cosa ne pensa di Rio? Chiamo un po' il di Rio. Il ragazzino che pesca? Se mi si avvicina di nuovo lo strangolo. Si carino. Calmi. Cosa le avrà mai fatto di tanto grave? Faro bambino. Mi ha colpito alle spalle con un pesce. Ecco cosa mi ha fatto. Un pesce, manco fosse un mito. Mi parli delle due anziane signore? Chi? Le sorelle Ketch? Una di loro è matta come un cavallo, mentre l'altra sarebbe in grado di trasformare un uomo in una statua di pietra, se questo non stesse attento. Addirittura. Ha visto le due sorelle andarsene? Sì, erano intenzionate a impiccare quel piccolo furfantello. Chiaramente io non ho avuto alcuna difficoltà a spiegare loro dove potessero trovarlo. Bravo. Questo individuo è viscido come un lombrico. Direi sì. Ma purtroppo era già riuscito a svignarsela. A più tardi, Bronson. Ok. Quindi salviamo. E andiamo a vedere se questo ha pescato, ma non penso. Serve. La voce è andata via. Serve il pesce per distrarre il gatto, probabilmente. Prendere la pallina. Sei sfortunato con i pesci? No, non hanno fame. È perché sanno che c'è un uragano in arrivo. Ah, l'uragano. Interessante. Un uragano? Non credo proprio. Ehi, una boccata! Veramente? È grosso! È davvero grosso! Tiralo su, Rio! Forza! Deve essere una balena o qualcosa di genere. Sì, una balena, George. Chissà cosa sarà? Cazzo. La balena più arrugginita che abbia mai visto. In effetti. Mi serve un altro pesce, Rio. Ok, ci riprovo. Faresti meglio cambiare esca. Questa cosa. L'unica parte utile della carcassa di bicicletta era la camera d'aria di gomma. Non si può mai sapere quando simili cose possono essere utili. Prendi la camera d'aria. Ok. Non so cosa ci faccio, però l'ha presa, quindi evidentemente serve. Non c'era nessun'altra parte della bicicletta che potesse servirmi a qualcosa. Ok. Ha preso, mi sa, Ecco il pesce, signore. Grande. Non posso mettermelo in tasca mentre si dimena ancora in questo modo. Nessun problema. Ah. Ok, grazie Rio. Possiamo tornare. Possiamo tornare a distrarre il gatto, prendere la palla e che altro? Ok, gattino, anche se non te lo meriti, eccoti un pesciolino.
Quel mostriciattolo si mangiò il pesce senza mai staccarsi dalla pallina. E quindi c'è un altro pesce. Là bisogna fare qualcos'altro. Non era così. Ah, ecco, c'è un altro. Bravo, Rio. Ecco il pesce, signore. Grazie. Ok, stavolta dovremmo farcela. Penso di aver capito. Forse. Allora, arriviamo lì e salviamo, perché non voglio rifare 100 volte la stessa scena. Ok, ce la possiamo fare. Quindi a questo punto salviamo. Provo ad andare qua su. Ah, mettere il pesce? No, non penso di mettere il pesce là sopra. Non era una grande idea. Appunto. Non era così. Invece di buttarlo. No, non potevo proprio andarmene in giro a lanciare oggetti contro le finestre di qualcun altro. Apposta. E dove lo tiro sto pesce? Qui? Pesce. Ah, cammino d'aria, forse la posso mettere qui. Ok. Vado da fare una specie. Se forse possiamo tirare. Dubitavo di possedere le qualità balistiche di Rio. Doveva esserci un proiettile migliore di un pesce morto. Questo. Posizionai il mio pezzo di carbone portafortuna nella catapulta. Vai, vai. Vediamo se riesce. Presi la mira. No! Il mio pezzo di carbone fortunato scomparve alla distanza. Sembrava che fosse diretto in orbita. Io devo prendere questo. Qui non era quello. Non penso alla pietra, perché giustamente. Basta. Nemmeno. Il dardo non credo. La pallina che mi serve, secondo me. Ma come faccio? Come faccio a prendere la pallina? Forse. Non riuscivo ad arrivarci. Da qui. Questo qui forse ai tempi della scuola, ma certamente non adesso. Io ci volevo mettere ci volevo mettere dentro il pesce, non credo proprio, e appiccarlo qui in modo che il gatto non avrebbe funzionato. Non avevo la mira necessaria per far cadere il segnale. Non so che fare. Una cosa che posso mettere qui, ma non ci va.
Non avevo intenzione di rischiare ulteriori lacerazioni per colpa di quegli artigli. Ho capito, però se gli do il pesce lui se lo mangia e non so dove tirarlo, dove metterlo. Per cui non... Ah, ce l'ha messo? Ah no, ha ripreso la corda. Ah, qui. Capito, forse. Non riuscivo ad arrivarci. Tranquillo. Ah, se tu metti il coso... Questo qui... Ok. E ci mettiamo il pesce qui. Avrei dovuto farlo da terra. Ah. Forse non era poi un'idea così brillante. Ah. Non andava bene. Ah, da terra nel senso... Il volteggio alla sbarra. Ho capito. Cioè devi scendere e appiccarlo da terra. Ok, scendi. Forse ci siamo, eh? Andiamo sul pesce. Ok. Questo avrebbe dovuto far ballare il vecchio gatto. Speravo solo che non si facesse venire un infarto. Pallina. Quindi. Non devo riscendere. Devo riprendere la corda. Non avevo intenzione di sperimentare l'ira di quell'animale mettendo le mani nel raggio d'azione dei suoi artigli. La posso riprendere? Ok, vediamo il pesce, ci riprendiamo la corda, quindi adesso lui si mangia il pesce e noi non abbiamo più bisogno di disturbare il gatto, quindi siamo riusciti nel nostro intento. Non vedevo nessun buon motivo. Io sì, però, devo fare il tiro con... la pallina. Non vedevo nessun buon motivo per tentare di arrampicarmi su quell'albero. Non devi arrampicarti, o forse non hai capito, George. Ok. Vai col lancio, o la pallina ce la facciamo, secondo me. Posizionai la pallina nella catapulta. Vai, George, vai, George. Presi la mira. Ce la fa! Sì. Ok, davvero un buon lancio. Ero riuscito George. A staccare il segnale per il teodolite dall'asta della bandiera. Ecco. Quindi lui se ne va. E noi possiamo andare a leggere i progetti. Cosa diavolo sta succedendo qui, maledizione? Buongiorno, Bronson. Anche a me fa piacere. Come no, tutti i giorni. Ancora lei. Ha combinato qualcosa al segnale del mio teodolite? No. Dov'è finito? Mi sono dovuto arrampicare fuori dalla finestra per riuscire a metterlo in posizione. Dannazione, dovrò rifare tutto da capo. Non ora. La casa è chiusa a chiave e le sorelle non sono qui. Che giornataccia.
Sarò costretto a montare il segnale di scorta sull'altra asta. Il lavoro di un'intera mattinata gettato al vento. Mi spiace. Prima sistemerò questo e poi sistemerò anche lei, mi ha capito? Vabbè. Davvero? Carino, aspetterò impaziente. Come no? Ok. Possiamo togliere la scala? Rimani lì. Cosa sta facendo, Bronson? Deve avere proprio tempo da buttare via. La ucciderò per questo, stop! Mi tiri giù immediatamente! Non ci penso proprio. Per farmi uccidere? Non sono tanto stupido, Bronson. Mi sentivo un po' in colpa per aver lasciato Bronson la Ma io per niente, ovviamente. Proprio. Non più di tanto. Ma manco io. Prendiamo il segnale. Il segnale era tutto luccicante e io avevo un debole per gli oggetti luccicanti. Ok, quindi abbiamo distratto il gatto, abbiamo appiccato quello lassù. Non sarebbe servito a molto senza il teodolite. Ok, quindi salviamo. Andiamo giù a vedere. Andiamo a prendere i documenti. Senza Bronson tra i piedi, potevo finalmente dare uno sguardo ai progetti. Okay. I progetti degli ingegneri non avevano molto significato per me. Ma immagino. Una cosa era chiara. Questi piani riguardavano un lussuoso albergo in stile piratesco. Sì, proprio il museo. 200 camere distribuite su 5 piani. Proprio un bel un museo. Un ulteriore affronto per il paradiso. Ok. Adesso lo mette in tasca, giustamente. Lo prende come tutto in tasca. E non c'è nient'altro. Ah, possiamo... Ah, prenderlo, sto cosa che ci faccio. Ah, te lo metto in tasca? No, che ci fa questo coso se lo metto in tasca? Non avrebbe funzionato. Ok. Erano i piani di Bronson per l'albergo. Ok, questo è... Era il teodolite di Bronson. Ok. Era il segnale ottico che Bronson usava per il suo teodolite. Perfetto. Quindi abbiamo fatto un bel po' di cose. Direi, guardate Bronson che lì è appeso, sta cercando di capire il perché. Andiamo a vedere se questo ragazzino ci può dare qualcos'altro. Ci può dire qualcos'altro più che altro, perché tanto il pesce ormai ce l'ha dato. Ah sì? Ok. Guarda qui, sono i progetti di Bronson. Avevo ragione, quel farabutto ha in mente qualcosa di losco. Direi proprio di sì. Ok. Ok, quindi torniamo su con quello sospeso e salviamo. Se vai, magari. Ok. Ehi. Perché il signor Bronson sta penzolando da quell'asta? È salito lassù di sua spontanea volontà. Allora lo aiuti, sciocco, presto, prima che cada! Me ne fotte una sega, come si dice, di Bronson. Allora, quindi, salviamo così. Salviamo. Mi dispiace di aver diviso il video in due perché mi ha crashato due volte il scam. Però comunque spero che mi avete seguito anche nel secondo streaming, che ho fatto 10 minuti più tardi, il tempo di capire perché non funzionava. E quindi proseguiremo domani e faremo scendere Bronson, probabilmente lo lasciamo lì, dipende da quanto siamo gentili oppure meno. Oppure no, vi ricordo che su Facebook sono IcemanVinci85, su YouTube IcemanVinci85 anche lì, su Twitter sono Vinci85 e ovviamente su Twitch sono IcemanVinci85. Se mi state seguendo, se mi state seguendo e vi piace questo streaming, la mia simpatia, il mio modo di fare questo gioco, mettete follow e seguitemi.
e ci vediamo la prossima volta. Grazie a tutti per la visione, alla prossima, buonasera.